Bentornati sul mio canale, benvenuti nuovi iscritti. In questo breve filmato vi mostro tre creazioni, tutte fatte con la colla vinilica e con la fettuccia. Una quarta, che è un alberello, è fatta con una struttura di cannucce di carta e con la lana. E vi ho messo qualche fotografia alla fine. Torniamo a questo discorso. Allora, abbiamo la pallina, la ghirlanda e l'alberello che richiede una struttura fatta con un cono. Poi più avanti comunque vi mostro proprio il filmato. Per quanto riguarda queste creazioni, come potete vedere, sono molto semplici. Ho inserito qui qualche filmato in più perché mi è stato espressamente chiesto da alcune amiche che volevano proprio vedere questi passaggi, perché probabilmente non l'avevano mai fatto. Diciamo che è una tecnica piuttosto diffusa, chi di voi mi segue da tempo ricorderà. Comunque al limite vi metto la I di informazione, cliccate in alto poi a destra, ricorderà appunto le uova che ho fatto in occasione della Pasqua. Sempre lì ho utilizzato il palloncino, ma sempre con questo procedimento, colla, e in quel caso avevo utilizzato il filo di cotone, se non ricordo male, se mi sembra proprio di sì. Comunque andate a vederlo, il procedimento è sempre lo stesso e con questa tecnica potete fare veramente numerose altre cose. Potete fare anche le palle da appendere, quelle grandi, sono molto belle tra l'altro, e qua utilizzerete il palloncino che dovrà avere una forma tonda ovviamente. Quindi andate a vedere questo tutorial che avrete appunto delle idee in più oltre a queste che vi sto dando. Sono spunti, sono idee per creazioni veloci ma comunque molto belle, che poi potete adornare come volete. Per esempio questa ghirlanda può essere finita, richiamo lo stile shabby, ma può essere finita benissimo con un tocco di rosso, con i colori classici del Natale ovviamente, con brillantini o quant'altro. Ecco l'alberello, la struttura, quello che vi dicevo, è fatta con le cannucce, qui appeso per asciugare, come se fosse un panno, ed è lana. Ho abbinato una combinazione stile shabby, allora c'è la pallina, questa pallina saranno tre palline di diverse dimensioni, allora qui è infilzata nello spiedino in legno, solita colla, e andremo a fissare in questo punto questa fettuccia, la lascerete molto morbida in questo modo e via via andrete ad avvolgerla intorno via via fino ad arrivare qua, vedete, ecco, vedete qua in cima, dopodiché asciugherà e sarà rigida ma con un aspetto molto morbidoso, come potete vedere. Potete poi mettere dei glitter, quelli bianchi, per illuminare il tutto. Io non li metterò perché appunto è una creazione stile shabby, quindi molto così, molto soft la base. Poi naturalmente questo spedino sarà sostituito da una bacchetta, diciamo, metallizzata, color argento, ma argento spento, non argento vivo, e su una base poi infilzato in una base di polistirolo che poi va ricoperto con, diciamo in questo caso ci sarà un grigio, ci saranno delle stelline che riprenderanno questo color panna. Comunque potete rivestire la base come volete, è una creazione diciamo moderna, si rifà un po' lo stile shabby per quanto riguarda i colori, ma un po' diversa, ecco, che esula un po' dalle solite palline che appendiamo. Così potete anche naturalmente poi mettere un gancino ed appenderle. È un'idea che poi vi ripropongo anche questa semplicissima ghirlanda. Andiamo semplicemente, sempre colla, fissiamo, andiamo ad arrotolarla, lasciamo asciugare, dopodiché sarà abbellita con dei nastrini. Io metterò questo, mi piace, questo lo metterò, mentre invece il fiocco, questo è troppo, vedete com'è, è troppo brillantoso, è bello, però metterò un altro fiocco che adesso non ho qua. E niente, molto semplice così, e andrò poi a abbinare questo
un alberello. Allora vedete questo cono è stato fatto con cartoncino, dove poi in forma di cono lo fissiamo con la carta, vedete qua, no, la carta nastro carta. All'interno ho messo il carta da giornale, vedete, la vedete qua, si vede, e dopodiché, per renderlo rigido, anche perché mi servirà anche per un altro lavoro, mi servirà per fare l'alberello con le cannucce di carta. Qui come faremo? Andremo a, una volta che arriviamo a questo punto, andiamo a ricoprirlo semplicemente con la carta trasparente, quella che usiamo in cucina. Dopodiché andremo ad incollare avvolgendo sempre, in questo caso, la fettuccia. Potete usare anche qualsiasi cosa, potete usare lo spago, potete usare la lana spessa, comunque utilizzate, pure riciclate, utilizzate gli avanzi naturalmente che trovate nelle vostre case. Ecco, faremo un discorso di questo tipo, vedete, andiamo ad avvolgerla fino ad arrivare in alto, lasceremo asciugare, poi sfileremo la carta trasparente e fa in modo che non aderisca al cono stesso il nostro lavoro, per cui poi andremo ad abbellire a piacere il nostro alberello. Quindi queste creazioni, dette così, penso che sono molto semplici e comunque sono delle idee in più. Se riuscirò a finire, ve li farò vedere, diciamo, finiti, ma comunque penso di aver reso l'idea. Questo è un altro lavoro che sto ultimando, ve lo faccio vedere, è un alberello. Questo è fatto, la struttura è fatta con la, questa è lana, la struttura è fatta con le cannucce, è molto ricco, ma comunque qui andremo a fare un discorso di questo tipo, metteremo queste palline, questo non è in stile Chevy, ma decisamente siamo sul Natale luccicoso. Per cui guardate come sono carine queste, le trovate casualmente. Ecco. Spero che sia stato di vostro gradimento questo tutorial, vi ringrazio per l'attenzione, alla prossima, ciao a tutti!